la storia dell'Europa è una storia di diversità culturale e linguistica. Tutte queste varietà linguistiche presenti nell'Unione Europea, che sono anche varietà culturali, alla fine non sono un ostacolo per la comprensione reciproca. La lingua ufficiale di ogni paese è quella che quel paese dichiara di avere nell'Unione Europea e al suo interno. Poi c'è tutta un'altra varietà di lingue che hanno ruoli e funzioni diverse, e penso ai nostri dialetti o alle nostre lingue regionali. All'inizio degli anni 90 inventa una lingua, l'europanto. Con l'europanto io ho voluto mostrare intanto che con le lingue si può giocare, che ci si può anche divertire, e poi soprattutto l'importanza di impararle, quelle vere. Alla fine degli anni 70, primi anni 80, arriva a Trieste per studiare alla scuola per traduttori e interpreti, prestigiosissima. Quando scoprii Trieste mi resi conto proprio con mano, concretamente, di quanto le nostre mitologie nazionali travisano la storia vera delle nostre città e dei nostri territori. Ob confine des nazione, siempre cambia di canzone, linguas proximante mixe, rules esse never fixe.